Sulla carta sono 12 giorni di campagna elettorale ancora a Reggio Calabria, in realtà sarà qualcuno di meno, e già perché 2 o 3 giorni serviranno a Giuseppe Falcomatà e Antonino Minicucci che sono andati al ballottaggio per capire se esistano possibilità di accordi con coloro che sono rimasti fuori dal rush finale, in primis Angela Marcianò. È stata una campagna elettorale complessa, certamente quella di Reggio Calabria, ma sicuramente vissuta con uno stile, con un galateo politico che va evidenziato. Vedremo in questi giorni di campagna elettorale per il ballottaggio se questo stile sarà mantenuto, visti i presupposti, si è propensi a dire di sì. Falcomatà dice: in questi 5 anni abbiamo fatto delle cose, noi vorremmo continuare per realizzare una sorta di grande sogno. Minicucci dice: io porto la competenza e porto il pragmatismo. Certamente sono due profili diversi, ma potrebbero rispondere alle esigenze di una città che troppe volte è stata dimenticata.